Ciao a tutti, oggi prepareremo i panzerottini di ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono, per il ripieno, ricotta di pecora, zucchero semolato e vanillina. Per l'impasto, farina di tipo 00, latte, olio, zucchero, sale, lievito, vanillina e un tuorlo. Per la cottura, olio di semi e zucchero semolato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo subito a preparare la ricotta per il ripieno che dovrà riposare un'oretta in frigo. Versiamo all'interno del boccale lo zucchero semolato e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale lo zucchero. Adesso versiamo la vanillina. Versiamo e la ricotta di pecora che abbiamo fatto sgocciolare bene. Facciamo amalgamare per 1 minuto a velocità 2. La ricotta è pronta, questa sarà la consistenza. Trasferiamola in una ciotola e andiamola a mettere in frigo, lasciamola riposare per un'oretta. Dopo aver lavato e asciugato il boccale, adesso prepareremo l'impasto. Versiamo all'interno del boccale il latte. Lo zucchero, il lievito. E facciamo sciogliere il lievito per 1 minuto e 30 secondi, 37 gradi, velocità 4. Adesso versiamo la farina tuorlo l'olio la vanillina. E il sale. E facciamo impastare per 3 minuti a velocità spiga. L'impasto è pronto, lasciamolo riposare 30 minuti all'interno del boccale con il coperchio e il misurino. Trascorsa mezz'ora, adesso andremo a formare i nostri panzerotti. Abbiamo uscito la ricotta dal frigo, iniziamo a prendere una parte dell'impasto, lo stendiamo. Dopo aver steso l'impasto,
Adesso ci aiuteremo con uno stampino per panzerotti che abbiamo farinato. Diamo un po' di ricotta. Andiamo a posizionare sul lato. E andiamo a chiudere. E proseguiamo così per il resto dell'impasto, che poi andremo a friggere. I bidoncini sono pronti, andiamoli a friggere in olio ben caldo. Panzerotti di ricotta. Grazie e alla prossima ricetta.